La polizia ha pochi dubbi sul fatto che il maniaco che ha aggredito la studentessa in via 4 novembre l'altra notte sia lo stesso che ha colpito già in passato in città. La ragazza palpeggiata sarebbe l'ottava vittima dello sconosciuto, l'uomo imperversa soprattutto nella zona del pubblico passeggio. L'associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro Anmil ha celebrato 80 anni di attività e ha lanciato un appello perché tutti si sentano parte attiva nella lotta agli incidenti sul lavoro. Oltre 2.900 quelli denunciati quest'anno, premiato l'ex presidente Bruno Galvani, ma per la prima volta nessuno degli infortunati invitati si è presentato per ritirare il brevetto. Il caldo anomalo prosegue. Ieri nella nostra provincia si sono registrate temperature decisamente sopra la media. 34 gradi e mezzo a Borgonovo, 33 a Bobbio, termometro sopra i 31 anche a Piacenza, San Nicolò, Bettola e in Valdarda. In tanti hanno deciso di trascorrere la domenica in Trebbia. Buona la prima per la Sitav Rugby Lions, che in trasferta ha battuto i campioni d'Italia di Rovigo. Non accadeva da 38 anni. Calcio in Serie D, il Piacenza torna dalla difficile trasferta di Desenzano con un punto e qualche rimpianto. In Serie C, Fiorenzuola sconfitto 0-2 dalla Pergolettese. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul sito liberta.it.